Lazio subito in gol. Fa piacere, sempre è un piacere segnare. C'è da dire che il calcio d'angolo è stato tirato alla perfezione da Candreva, e quindi va dati i meriti anche a lui. E mi fa piacere di aver fatto il gol, ma soprattutto mi fa piacere che siamo usciti con la vittoria, 3 punti importanti dopo una sconfitta pesante a Napoli. Ci tenevamo e quindi oggi siamo contenti e adesso possiamo preparare la prossima partita con più serenità. Era difficile pensarla così, come giornata, insomma, tu che segni, l'esordio all'Olimpico, la Lazio che vince, tutto perfetto. È vero che bel debutto davanti ai nostri tifosi, ci tenevo tantissimo, ero concentrato, ero soprattutto felice di avere questa opportunità e io ho cercato. Voglio vedere che i giocatori lottano per diventare titolari, tu subito hai dato la tua risposta. No, il mister in ogni allenamento cerca di stimolare al massimo tutti quanti. Il nostro gruppo è un gruppo che ha tanta qualità e ognuno che va in campo deve cercare di dare il massimo. Il mister mi ha sempre aiutato, purtroppo ho avuto questo problemino all'inizio della preparazione in cui ho dovuto aspettare e avere tanta pazienza per un mese, e adesso sto piano piano rientrando, trovando le condizioni e soprattutto il ritmo partita, quindi col tempo arriverò anche alla condizione migliore. Senti, quanto era importante vincere oggi dopo quelle 2 sconfitte? Importantissimo, ci tenevamo molto perché si poteva entrare in partita davanti ai nostri tifosi e quindi siamo contenti. Senti, c'è la Juve, c'è il Napoli, però ci siete anche voi, può essere un segnale comunque al calcio italiano che voi ci siete? Certo, il campionato italiano è un campionato difficile, ci sono tante belle squadre forti e noi siamo una di quelle, dobbiamo sempre cercare di tenere i piedi per terra, però avere allo stesso tempo la consapevolezza che siamo forti, abbiamo qualità e dobbiamo sempre lavorare con fiducia e cercare sempre risultati. Colorato, anche se hai delle caratteristiche diverse rispetto ad Hernanes, però le scelte tattiche dicono che vi state giocando, diciamo, il posto, no? Una volta gioca uno, una volta gioca l'altro. Com'è il tuo rapporto con il Profeta? Ti ha dato anche qualche consiglio? Perché insomma so che siete anche amici. Il mio rapporto con lui è bellissimo, ci parliamo spesso prima delle partite, tra l'altro tenere i piedi per terra, però avere allo stesso tempo la consapevolezza che siamo forti, abbiamo qualità e dobbiamo sempre lavorare con fiducia e cercare sempre risultati. Colorato, anche se hai delle caratteristiche diverse rispetto ad Hernanes, però le scelte tattiche dicono che vi state giocando, diciamo, il posto, no? Una volta gioca uno, una volta gioca l'altro. Com'è il tuo rapporto con il Profeta? Ti ha dato anche qualche consiglio? Perché insomma so che siete anche amici. Il mio rapporto con lui è bellissimo, ci parliamo spesso prima delle partite, tra l'altro nei ritiri siamo in camera insieme a volte, e lui è uno di quelli che mi ha aiutato a integrarsi benissimo nel gruppo, e siamo tutti qua per aiutare la squadra, il più importante è trovare i risultati, e quindi chi va scende in campo deve cercare di dare il massimo e uno cercare di aiutare l'altro, è quello che stiamo facendo.